Carissimi, nuovamente insieme a Gesù e le sue parole, i suoi discepoli, e oggi vi porterò, proprio parlando della Pasqua, siamo nel 2024, ma quando Gesù era su questa terra, quando Giovanni lo incontra per la prima volta nella veste del Messia, nel Vangelo di Giovanni, al primo capitolo, Giovanni vide Gesù. Parliamo di Giovanni Battista, che era pure cugino di Gesù, ma lo vide e lo vide che veniva verso di lui e dice con queste semplici parole: ecco, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Questa frase viene spesso citata nei culti, nelle messe, ma forse non ci rendiamo conto della portata di questa espressione, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ebbene, se andiamo un po' più avanti nella Pasqua, ebbene, nel capitolo 20, sempre Giovanni l'Apostolo scrive: in quella sera, la sera di quello stesso giorno, che era il primo giorno della settimana, era passata la Pasqua, Gesù era stato crocifisso, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo era stato immolato. Ebbene, mentre il luogo dove stavano era chiuso per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E detto questo mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace, pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Ebbene, questa esperienza, Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e che proprio in quel tempo di Pasqua viene crocifisso, ma il terzo giorno risuscita. Nell'Apocalisse c'è un altro invito, dice: beati quelli che sono invitati alle nozze dell'agnello. Di nuovo è l'agnello, le nozze dell'agnello. E poi sappiate che queste sono parole vere, diceva Giovanni nell'Apocalisse. Quando Gesù camminava su questa terra, noi tante volte pensiamo alla sua grandezza, alla sua forza, alla sua capacità di salvare, di liberare, di guarire. Ebbene, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, Gesù diceva: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate, le hai fatte conoscere ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E di nuovo è Gesù che dice: venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo, troverete pace alle vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Di nuovo questa lettura perché, pensando all'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, all'agnello di Dio che toglie il peccato nella nostra vita, che toglie la schiavitù del peccato, che toglie il giogo, l'impegno, l'incastro che il peccato ha messo nella nostra vita. Ed è proprio attraverso questa nuova nascita, questa esperienza di grazia dove, incontrando Gesù, incontriamo la vita, incontrando questa vita, noi riceviamo vita e salvezza nel nome del nostro Signore Gesù Cristo.
Lui, l'agnello muto dinanzi a chi lo tosa, ebbene, non ha aperto la bocca, ma ha fatto tutto quello che era utile e necessario per la nostra salvezza. E allora, oggi cosa possiamo fare per essere salvati? Ebbene, la parola è molto chiara, l'invito è molto semplice ed è in poche parole: credi, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Sarai salvato tu, sarà salvata la tua famiglia, tutti quelli che verranno in qualche maniera in contatto con la tua fede, perché la tua fede diventa contagiosa, diventa reale, concreta. Questa nuova nascita, tutti passiamo da una condizione di nemici ad amici di Dio. E quindi amici significa anche vicini a tutti quelli che amano il Signore. Se siamo figli di Dio diventiamo fratelli, se siamo fratelli impariamo a vivere una fratellanza che è completamente nuova. E l'esempio è l'agnello, l'agnello di Dio. Non è un capretto, non è un vitello, ma è un agnello. E se andiamo a vedere la vita dell'agnello, della pecora, noi impariamo che è un animale umile e docile che impara e segue ascoltando la voce del pastore. È così che Gesù è il buon pastore. Io sono una pecora del buon pastore, voglio imparare a essere attento e come gli agnelli seguo e impariamo a seguire il nostro Maestro, il nostro Signore. Ed è così in questa sfida che abbiamo davanti a noi, in questo tempo dove la prepotenza, l'arroganza sono di moda, ma Gesù rimane l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e che continua a darci la possibilità di vivere come agnelli in mezzo ai lupi, ma vicini al Signore. È vero che siamo in mezzo ai lupi, ma è vero anche che il buon pastore è sempre con noi. E allora, anche se siamo agnelli in mezzo ai lupi, il Signore dice: io sono con voi, non vi lascerò, non vi abbandonerò, sarò sempre al vostro fianco. Ebbene, ascoltando la voce di Gesù, saremo sempre al sicuro e vogliamo così imparare dall'agnello di Dio che ha tolto il peccato dal mondo, dal nostro mondo, ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e ci dona grazia per vivere ogni giorno insieme a Lui e anche insieme ai nostri fratelli, nel nome di Gesù.